Agide da poco ha diciamo pubblicato il nuovo piano sull'ICT della pubblica amministrazione e dove ha un ruolo chiave l'AI. Ci può dire in poche parole quello che è il contributo appunto che l'intelligenza artificiale ha nel piano e come questo può essere un motore di trasformazione anche della pubblica amministrazione? Sì, grazie per la domanda. Sicuramente il contributo è fondamentale, teniamo conto che non è una tecnologia di ieri, ma di avantieri, ci sono realtà che la usano da più di 10 anni. Nel piano triennale che si rivolge a 23.000 pubbliche amministrazioni che spendono quasi 8 miliardi di euro all'anno solo in Information and Communication Technology, abbiamo inserito strumenti, quindi come fa INPS a smistare 16.000 PEC al giorno dei vari cittadini che chiedono la prestazione previdenziale in maniera automatica con tecniche di intelligenza artificiale? Come fa un comune come Modena ad avere una Modena Automotive Smart Area, cioè un quartiere dove l'intelligenza artificiale aiuta a prevenire incidenti stradali, a fare in modo che ciclisti, persone fragili sulla strada non facciano incidenti o non subiscano danni da incidenti? Quindi nel piano triennale ci sono delle schede, le chiamiamo strumenti o toolkit, delle cassette per gli attrezzi dove tutte le altre amministrazioni evitano di reinventare una soluzione che magari già è stata trovata.